Una cosa che mi colpisce moltissimo è l'incapacità ormai diffusa di saper ascoltare. Mi è capitato varie volte, sia a delle conferenze che dei concerti, di vedere persone di varie età, per lo più giovani o di mezza età, che finivano per passare parte del tempo che dovevano dedicare ad ascoltare il relatore, ad ascoltare il concerto, a mandare messaggi o guardare cose sul cellulare, tra parentesi, disturbando quelli che erano vicino a loro. Quando poi guardiamo i giovanissimi, i bambini o gli adolescenti, questa incapacità di rimanere concentrati nell'ascolto si amplifica in maniera esponenziale. Pare che sia ormai difficilissimo, per non dire quasi impossibile, per molti, riuscire a tacitare la propria agitazione interiore e rimanere concentrati nell'ascolto di qualcosa, che sia musica, che sia un discorso, eccetera. Anche fra amici, fra conoscenti, si vede sempre più spesso questa sorta di incontinenza dell'anima, per cui mentre uno sta ancora parlando, l'altro o gli altri devono interromperlo, intervenire, dire loro, incapaci di seguire tutto il percorso del discorso altrui. Non siamo capaci di ascoltare gli altri, quindi non siamo più capaci di ascoltare la musica, non siamo più capaci di ascoltare, percepire la natura attorno a noi, siamo fondamentalmente privi di quello che è l'essenza dello spirito contemplativo. Nei detti dei padri del deserto, quasi sempre c'è un monaco che va a trovare un anziano e chiede: Abba, padre, dimmi una parola. Noi non siamo più in grado di chiedere una parola ad un altro, anche perché se anche la chiedessimo saremmo incapaci poi di porvi attenzione. Saremmo incapaci di porci in ascolto. Anche perché spessissimo siamo incapaci di porre ascolto fino anche a noi stessi, al nostro mondo interiore. Siamo completamente estroiettati, no? Proiettati fuori. Siamo perennemente distratti e cerchiamo questa distrazione, perché ci allontana dal confronto, prima di tutto con noi stessi, con le nostre difficoltà, e poi, ovviamente, nella relazione con gli altri, ci allontana dalla relazione con gli altri. È qualcosa che ci impoverisce enormemente, perché se non siamo capaci di ascoltare, non siamo in grado di crescere, perché la crescita avviene attraverso l'ascolto. Se non sappiamo ascoltare, non possiamo neanche vivere pienamente, imparare ad avere fiducia nell'altro. Non abbiamo neanche capacità di sviluppare una vera empatia. Senza capacità di ascolto interiore ed esteriore, non c'è vero sviluppo emotivo e spirituale, quindi. Quindi dobbiamo invertire
la nostra capacità, il nostro modo di approcciarci alla vita, dall'esterno all'interno, ritornare dentro di noi, per poi essere in grado di ascoltare veramente ciò che è attorno a noi. È fondamentale ascoltare noi stessi per poi imparare ad ascoltare gli altri. Ascoltare nella profondità del nostro cuore, nella caverna del nostro cuore, per poi aprirci all'ascolto del mondo. Noi siamo persone molto piccole, siamo piccoli piccoli, e nella nostra piccolezza però possiamo sviluppare grandi cose solo se siamo in grado di sviluppare un vero e profondo ascolto. And no.